il vulcano più grande non ha molto senso dal punto di vista scientifico. Cosa significa grande? Alto? Largo? Chiatto? Quello con il diametro più grande? Quello con il volume più grande? In questo video ne parliamo del vulcano più alto sul pianeta Terra e di quello più massiccio, cioè quello con il volume più grande. Benvenuti a una nuova puntata della serie I Record della Terra. Ale, qual è il vulcano più voluminoso sul pianeta Terra? Per cominciare, come ha appena accennato Andrea, non solo dobbiamo stabilire cosa intendiamo per vulcano più grande, il vulcano più alto o massiccio, magari appunto il più voluminoso, ma bisogna anche specificare, ad esempio, se facciamo riferimento a vulcani attivi, non attivi o quiescenti. Ecco, per essere precisi e sgombrare il campo da dubbi e incertezze, in questo video parleremo di vulcani singoli, cioè di singoli edifici vulcanici e di vulcani attivi e quiescenti. Quiescenti, quelli che dormono da un po' ma che potrebbero risvegliarsi, insomma, quelli che... Veniamo ora al vulcano più voluminoso. Il singolo vulcano attivo più grosso, più voluminoso del pianeta è il Mauna Loa. Si trova nell'Oceano Pacifico ed è molto semplice individuarlo perché la sua parte emersa, la sua sola parte emersa, costituisce metà della superficie dell'isola Hawaii, isola che dà per l'appunto il nome a tutto l'arcipelago delle Hawaii. Parliamo di parte emersa perché gran parte dell'edificio vulcanico si trova sott'acqua. Il Mauna Loa, in sostanza, sbuca fuori dal mare per circa 4170 metri, ma ne conta circa altri 5000 fino al fondale oceanico. E pensate, se consideriamo l'edificio vulcanico nella sua interezza, dobbiamo contare altri 8000 metri sotto il livello del fondale oceanico. Sì, a partire dal fondale oceanico verso il basso. Ma come 8 km a partire dal fondale oceanico verso il basso? Che significa? Questo è interessante. L'edificio è talmente grande e pesante che causa una sorta di sprofondamento nella parte alta del mantello, cioè si viene a creare una depressione. Quindi, se volessimo considerare proprio tutto l'edificio vulcanico, dovremmo prendere in considerazione altri 8000 metri circa. In totale siamo intorno ai 17 km di altezza. Il Monte Bianco, per fare un paragone a noi vicino, raggiunge una quota di poco più di 4800 metri sul livello del mare. Cioè il Mauna Loa è praticamente 3,5 volte il Monte Bianco. Da qui poi il dato che aspettavamo e che consente al Mauna Loa di detenere il primato di singolo vulcano attivo più grande del mondo. Il volume di questo gigante, secondo le più recenti stime, corrisponderebbe a circa 70-80 mila chilometri cubi di roccia. Se fate una ricerca sul web, i valori che ritroverete variano abbastanza, perché misurare corpi che arrivano a migliaia di metri in profondità è complicatissimo. Ed è normale che ci sia una certa incertezza. Parentesi, incertezza e profondità terrestre sono quasi direttamente proporzionali. Il perché lo racconto nel mio libro, questo qua è un tesoro al piano terra, che c'è la Tubolucio. Vedete ora com'è carino Tubolucio, ciao. Se vi va, comunque troverete il link in descrizione. A posto, dopo questa autopubblicità torniamo a noi. Per darvi un metro di paragone, l'Etna ha un volume stimato di circa 500 km cubi. Quindi parliamo di 500 contro 70-80 mila km cubi. Pazzesco. Ale, avevi anche un altro esempio per rendere l'idea, giusto? Sì, in effetti mi sono chiesto, ma se dovessimo per un qualsiasi folle motivo rimuovere un volume di roccia di circa 80 mila km cubi, quanti camion ci vorrebbero per asportare il materiale? Ecco, ho fatto due conti. Ci vorrebbero più di 3.000 miliardi di camion con un cassone da 25 metri cubi, che per intenderci è uno dei modelli di cassone più utilizzati per trasportare inerti in ambito edile. Comunque, 3.000 miliardi di camion, vi rendete conto? Ma il Mauna Loa, che tipo di vulcano è? Come è nato? Beh, tecnicamente è un vulcano a scudo, quel tipo di vulcano generato da colate laviche costanti e fluide. È nato in corrispondenza di un punto caldo, ma ho fatto una serie di video un po' di tempo fa, proprio una serie sui tipi di vulcani e sui tipi di eruzioni, andatevela a vedere, e abbiamo fatto anche un video ad hoc sui punti caldi. Vi lasciamo tutto in descrizione. Un'altra domanda che potrebbe venirvi sicuramente in mente è: Andrea, ma quanto è pericoloso questo vulcano? Dobbiamo preoccuparci? Secondo me la risposta è non troppo. I vulcani a scudo sono quelli relativamente più tranquilli perché hanno solitamente magma fluido, povero di gas,
per cui l'indice di esplosività è relativamente ridotta. La prima eruzione ben documentata del Mauna Loa è avvenuta nel 1843 e da allora il vulcano è eruttato altre 30-40 volte. La maggior parte di queste eruzioni si è verificata dal cratere centrale, mentre altre hanno avuto luogo più in basso lungo delle fessure presenti sui fianchi nord-orientali e sud-occidentali del vulcano. L'ultima eruzione è avvenuta nel 1984 e se ne prevedono quasi sicuramente altre in futuro, ma il tutto rimane confinato all'isola Hawaii e poi sappiamo che è costantemente monitorato, quindi insomma i rischi sono limitati. Ale, che puoi raccontarci invece sul singolo vulcano attivo più alto del mondo? Beh, per trovarlo non ci dobbiamo spostare poi così tanto, bisogna volare in Sud America sulla cordigliera delle Ande. A proposito, già che ci siamo, con le Ande abbiamo tra le mani un altro record della Terra e non possiamo farcelo sfuggire. Le Ande sono la catena montuosa emersa più lunga del mondo, dato che spaziano da nord a sud per oltre 7000 km e attraversano ben 8 stati. Insomma, hai voglia di passeggiate in montagna. Ecco, nella parte centrale delle Ande, al confine tra Cile e Argentina, sorge il singolo vulcano attivo più alto del mondo sul livello del mare. Ed è sempre bene specificare sul livello del mare, e lo capirete quando parleremo della montagna più alta del mondo. Il vulcano in questione comunque si chiama Ojos del Salado e raggiunge una quota intorno ai 6880 metri. Non erutta da almeno un migliaio di anni, ma è molto probabile che in un futuro prossimo o lontano possa eruttare nuovamente. Dietro al suo nome ci sono due possibili storie interessanti e ve le racconto entrambe. Se traduciamo dallo spagnolo in modo letterale, Ojos del Salado diventa semplicemente Occhi del Salato. In questo caso il nome del vulcano potrebbe derivare dagli enormi depositi di sale che sbucano fuori dai suoi ghiacciai sotto forma di lagune. Lagune che in effetti potrebbero sembrare gli occhi del vulcano. Una traduzione alternativa potrebbe invece richiamarsi all'abitudine in America Latina di riferirsi alle sorgenti dei corsi d'acqua proprio col termine spagnolo ojo, occhio. In questo caso, dato che a solo una decina di chilometri a sud-ovest del vulcano nasce un fiume che si chiama Rio Salado, il nome del vulcano Ojos del Salado starebbe appunto per sorgenti del fiume Salado. Guagliuri belli, la seconda puntata della serie I Record della Terra termina qui. Fateci sapere sotto nei commenti quali altri record vi piacerebbe che vi raccontassimo nei prossimi episodi, tipo l'eruzione più potente mai registrata, oppure il periodo più caldo degli ultimi 100 milioni di anni. Che ne pensate? Fatecelo sapere. Dimenticavo, se vi va, date un occhio al nostro magazine online, ragazzi, geopop.it, dove potete leggere un sacco di news e approfondimenti su fenomeni naturali, ambiente, geopolitica, news, vulcani, terremoti, fonti energetiche. Grazie, grazie, grazie mille per averci seguito. Ci vediamo sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!